neanche il tempo di godermi un 3 giorni di relax qui a Genova e dintorni, ed ecco che il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ne combina un'altra, azzera la giunta. Rimangono in piedi soltanto 2 assessori, Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici alla mobilità sostenibile, e Fabrizio Manzulli, vice sindaco e titolare della delega allo sviluppo economico. Solo questi 2 in quota Melucci, per il resto poi inizia, come dire, politicamente parlando, il mercato delle vacche. Iniziano gli accordi, iniziano i rapporti tra partiti, neopartiti, coalizioni di consiglieri comunali che sono stati eletti in alcune liste civiche, hanno formato gruppi a parte, e poi Melucci guarda anche nell'opposizione, perché ce ne sono almeno 3 appetibili, penso a Stellato, penso a Brisci e penso alla Casula, e il sindaco ormai ha perso la bussola, non sa più come fare per restare in piedi, brancola nel buio e farebbe patti politicamente parlando anche col diavolo. Pensate, in provincia non ha i numeri e fa accordi e dà una delega al patrimonio a uno storico consigliere di centrodestra Franzoso. Pare che addirittura al comune di Taranto Gugliotti, storica figura, sindaco di Castellaneta di centrodestra, di Forza Italia, presidente della provincia, possa diventare il nuovo direttore generale del comune di Taranto, dopo che poteva essere quello che avrebbe sfidato Melucci come sindaco. Insomma, un'armata brancaleone mai vista, un fritto misto in cui l'obiettivo di Melucci è solo ed unicamente quello di conservare la poltrona. Vedete, è una maggioranza che si è sfaldata, è assurdo vedere uomini eletti da una parte e ritrovarsi dall'altra, lo ripeto, solo e in virtù delle poltrone. Che dire, è un quadro triste per Taranto, soprattutto per noi cittadini, perché noi cittadini non siamo dei pupazzi che dobbiamo essere così, che dobbiamo rispondere a quelli che sono gli interessi politici, la volontà di mantenere la poltrona da parte del primo cittadino. Io, da consigliere comunale di opposizione, non ci sto, e lo dico chiaro, chiaro, chiaro. Melucci, ma tu da che parte stai? Ah sì, da una parte, quella della poltrona.